È una giornata splendida, siamo ad Ali di Classe, al club ultraleggeri dove si vola sia con i droni che con gli ultraleggeri appunto. Abbiamo qui con noi il Phantom 4 Pro e andiamo a testare singolarmente tutti i multiple flight mode. Pronti? Via! Take off. Allora, il primo multiple flight mode che andiamo a vedere è il draw. Il draw ci permette di disegnare sullo schermo un tracciato che andremo a decidere noi personalmente. Diamo un'occhiata a che cosa abbiamo davanti. In questo caso abbiamo un campo davanti ai nostri occhi. Ora andrò a pigiare sul pulsante verde con il disegno del cursore del drone e andrò con il dito a disegnare un cerchio in senso antiorario. Mi chiede se voglio utilizzare l'aircraft heading come forward o come free. Allora, la possibilità di utilizzare il forward ci permetterà di andare nella direzione del mezzo e quindi il muso sarà diretto e direzionato sempre nella stessa direzione di crociera. Se invece utilizzeremo l'opzione free, potremo ruotare il mezzo e la telecamera come meglio ci piace. Amo molto l'opzione free, quindi pigiamo l'opzione free e gli diamo go con una velocità che può essere impostata in questo caso da 2 metri al secondo fino a 12 metri e gli diamo go. Nel frattempo vedrete che io avrò la possibilità, vedete che segue la linea verde, ma io avrò la possibilità comunque di ruotare, quindi di yaw a destra piuttosto che a sinistra, abbassare il tilt della telecamera, rialzarlo, ruotare, ma ruotare anche esageratamente, facendo anche di 360 gradi. Adesso vi faccio vedere, tenendo fermo il mezzo, che cosa va a fare in realtà lui. Quindi arriverà sul suo punto e inizierà a girare, non a girare la telecamera, ma a ritornare indietro. Io in questo caso, invece che ritornare indietro in questa direzione, voglio ruotare la mia crociera, quindi voglio ruotare le immagini per poter ottenere questo spostamento. Vedete che lui sta continuando, eccomi qua, mi vedete lì in fondo, sta continuando a girare attorno al draw che gli ho dato io di base. Una volta che ruoto di qua arriva al suo punto definitivo, andrà in hovering e rimarrà fisso stabile in quel punto dicendo reached end point, quindi ha raggiunto il suo punto finale e abbiamo fatto il primo dei multiple flight mode. E andiamo ad impostare un altro multiple flight mode. Andiamo a pigiare il nostro menu e andiamo ad utilizzare l'opzione gesture. L'opzione gesture ci permette di dare la conferma del gesture e il gesture per prendere la foto vera e propria. Quindi ok, mi avvicino a me stesso . Appoggio il radiocomando a terra e gli do la gesture che è questa. Tracing. Lui mi ha tracciato, come vedete. Quindi se io adesso mi sposto, lui con il tracciamento. Per fermare anche questo flight mode basterà andare a pigiare stop.